bentrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Una neonata di 6 mesi, ospite nell'hotspot di Lampedusa, è morta nelle scorse ore. Era arrivata ieri pomeriggio assieme alla madre. Non sono chiare al momento le cause del decesso. Le condizioni della bambina, infatti, poco dopo l'arrivo sull'isola siciliana sembravano buone e non accusava alcun malore. Mentre si cerca un altro neonato di 6 mesi e un bimbo di 6 anni dispersi dopo il naufragio di un barchino davanti a Lampedusa con 32 migranti a bordo, tra i dispersi anche 2 uomini. Condanne da 10 mesi a 20 anni per mafiosi e professionisti agrigentini accusati a vario titolo di associazione mafiosa. Coinvolti anche un poliziotto e un agente penitenziario che devono rispondere di accesso abusivo al sistema informatico e rivelazione di segreto d'ufficio. Coinvolto nell'indagine anche l'avvocato Angela Porcello, oggi condannata per mafia a 15 anni e 4 mesi. Lutto invece nel Catanese per la morte di Alessandro, un ragazzino di 13 anni di Biancavilla, una notizia che lascia sconvolta l'intera comunità cittadina, fortemente scossa per la scomparsa del giovane, di cui al momento non si conoscono le generalità e né tantomeno la tragedia che lo vede coinvolto. A comunicarlo è stato il sindaco di Biancavilla, Antonio Bonanno, attraverso la pubblicazione di un post sui social. E un'altra tragedia ha sconvolto nelle scorse ore sempre la provincia di Catania per la morte del 30enne di Paternò Giuseppe Leanza, vittima di un incidente sul lavoro avvenuto ieri mattina a Bologna. Si unisce al cordoglio della comunità cittadina anche il sindaco Nino Naso, che così lo ricorda. Un giovane meraviglioso che conoscevo da sempre, porto dentro di me i suoi occhioni proiettati sempre nel futuro, ha dichiarato il primo cittadino. È tutto per questa edizione, vi aspetto col prossimo appuntamento alle 20. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.